senso di questa giornata è aver suggellato un rapporto di amicizia e foriero di un interscambio culturale su tutti gli aspetti della cultura, della storia e anche sulle arti, e anche mettere in relazione le due comunità e anche mettere in relazione tra di loro i produttori agroalimentari, perché tra i nostri due comuni ci accomuna diverse coltivazioni, diverse esperienze che sono similari. Gricignana è conosciuto come la città al mondo, la città degli artisti. Monteleone annovera anche lui nelle sue tradizioni delle esperienze artistiche, musicali e teatrali, e quindi è uno dei tanti motivi che ci ha anche sollecitato a proseguire sul cammino del gemellaggio, perché abbiamo questi punti in comune di arte, di cultura e musica che possono contribuire con le giuste interpretazioni, possono contribuire a uno sviluppo del turismo, soprattutto il turismo culturale di una certa qualità, di un certo livello. Un passo che porterà allo scambio di esperienze che può solo che giovare a tutti e arricchire la cittadinanza dei territori. Il nostro territorio del comune di Gricignana è interessato a conoscere le esperienze nel campo della viticoltura, della produzione del vino, della produzione dell'olio d'oliva, quindi anche dello sfruttamento del famoso tubero del tartufo, per cui sicuramente ci saranno momenti importanti di incontro tra i cittadini e il turismo vero e proprio legato alle attività sia agroalimentare, enogastronomiche, culturali, ambientali. Quindi il territorio di Gricignana è oltrepassato dalla Parenzana, che è stata la ferrovia dal 1902 al 1935, che attraversava il nostro territorio e che adesso è diventata pista di amicizia e di salute per ciclisti, e quindi è per lo sviluppo del turismo ciclabile, ecco, un momento molto importante. Thank you.